Futsal, ben trovati al Pala Don Bosco. Si gioca l'incontro tra Villaurea e Real Termini, valido per la semifinale playoff del girone B del campionato nazionale juniores. Intanto vediamo l'andamento della partita con Azzarello in 9 scalavini. Attenzione alla palla, subito recuperato da Real Termini, pallone poi calciato verso la porta, che finisce sul fondo il tentativo da parte di Assunção Paesano. Di mercoledì contro il Palermo calcio a 5, suo il primo gol. Intanto attenzione a Paesano, tocco sotto vincente, Real Termini in vantaggio, un po' a sorpresa ma frutto dell'ottimo inizio di partita della squadra in maglia celeste. C'è il calcio di punizione sulla palla Basile, lo schema è favorire Fuschi, la respinta di Azzarello, ancora pericolo targato Real Termini. Negli ultimi metri di campo Pecoraro spalla alla porta, riesce ad evitare subito Fuschi. Pecoraro salta il portiere, palla fuori, subito pericoloso Pecoraro. Garcia per Scalavino, palla lungolina, cercare a trovare Minone che mette sul secondo palo, arriva Pecoraro in spaccata, palla fuori. Qui altra brutta palla persa, questa volta di Scalavino, l'autostrada per Paesano, chiude Azzarello in uscita, ancora però un errore. Intanto occhio alla ripartenza del Real Termini, chiusa da Scalavino su Fuschi. Pecoraro passa proprio su Fuschi, Pecoraro può avanzare fronte alla porta, palla alta, il fischio dell'arbitro Scalavino con la punta deviato, palla in calcio d'angolo. Scalavino, altro tiro, altra deviazione di Fuschi che sta facendo tutto, il portiere, l'attaccante, ma attenzione a Scalavino! Sul fondo, il piazzato! Termini fischia l'arbitro, la rincorsa di La Piana che colpisce però Fuschi che si può autolanciare. Fuschi, Fuschi davanti ad Azzarello! Il gol di Fuschi! È il gol del 2-0, mortifero! Antonino Fuschi in contropiede, 2-0 Real Termini a 2:37 alla fine del primo tempo. Poi la ruleta di Scalavino, fermato senza fallo, riparte Real Termini, Basile, Fuschi, porta a spasso il pallone, Azzarello lo chiude e poi lancia subito ma lancia male. Porta sul pallone, probabilmente accompagnerà, no, decide di rimanere nella sua metà campo. La Piana se la sposta sul sinistro, La Piana colpisce il palo. E anche sfortuna adesso per il Villaurea. In uscita, vede il tempo che scorre e la spinge subito avanti. Azzarello, fermato. Occhio Fuschi, la porta è vuota. Ultimi 2 secondi, il tiro di Damiani. Respinge La Piana. Finisce il primo tempo, 2-0. Per il Real Termini. Paesano. Rischia, infatti la perde! In Grassia, rianima il Villaurea, il pivot di Speciale e Bertucci che trova la rete del 2-1, 17:42 da giocare. Agli avversari, Damiani si gira, palla dentro splendida per Paesano, il cucchiaio di Paesano, palla sopra la traversa, stavano per fare un gran gol quelli del Real Termini. C'è la punizione dunque, 3 falli commessi dal Villaurea, la rincorsa di Paesano che va allo schema, bollicino dentro! Non arriva il tap-in di Basile. In Grassia, fronte alla porta, scarta su Damiani, tocca Scalavino, fronte alla porta, la Barbera, solata e tiro! Avevo detto, non un grande ingresso in campo, ma poi ci pensano i piedi, ci pensa la classe a risolvere il problema. 2-2 al Pala Don Bosco. È lì pronto poi Guglielmini, prova a recuperarla su Basile, pollicino, spalla alla porta, passa per Basile che si gira, Basile il tiro di Pollicino che si perde fuori, occasionissima per il Real Termini. La Barbera e Scalavino, palla per Guglielmini, rivolta completa dal Villaurea che si porta sul 3-2 e ancora in gol quando serve. Salvo Guglielmini. Basile passa su Scalavino che è bravo a non commettere fallo, poi la palla dentro, Fuschi, ancora Fuschi, ancora
con l'esultanza da mago, col gol del tre pari, effetto Fuschi sulla partita, ancora una volta la doppietta del numero 6 e siamo di nuovo pari. Va bene. Scaladino. Corre alle spalle, passa avanti per liberargli lo spazio. Bella palla per Pecoraro, il miracolo di Volpe. E poi Fuschi anche in difesa. Gran parata di Volpe questa. Capitano del Real Termini prova a girarsi Pollicino, che resiste. Scaladino forse col fallo si gioca. Pollicino, Pollicino calcia! Pollicino! L'uomo che non ti aspetti è l'uomo che riporta il Real Termini in vantaggio a 2 e 32 dalla fine. Palla per Ingrassia, nuovamente Azzarello, non vuole affrettare i tempi il Villauria. Azzarello al tiro, respinge Volpe, palla che torna buona per la Barbera, il tocco per Ingrassia. Ingrassia palo! Il palo di Ingrassia, ma c'è stata anche la deviazione, allora rimessa in zona d'attacco per il Real, per il Villauria. La Barbera, finta il tiro. Scalavino. Azzarello. Palla sul secondo pallone, chiusura, poi Scalavino, Ingrassia, Volpe! Clamoroso Volpe, che cosa ha preso anche stavolta? Poi Damiani e palla fuori. La sistema, la Barbera, palla ancora dall'altra parte per Ingrassia sul lato corto, Ingrassia per Azzarello, ora la Barbera, Azzarello ci vuol provare colpo di testa di Labiana che non riesce a correggere, palla fuori. Secondi alla fine, angolo Villaurea. Scalavino, vediamo come la gioca per Ingrassia, incredibile! Quattro pari, incredibile! Ingrassia! Quattro pari allo scadere! Il gol del Villauria che porta tutto oltre il 40° minuto! La piana, Ingrassia. Ingrassia, passa Ingrassia! Subito Volpe a opporsi. Basile, Pollicino si muove dentro, Basile la palla è per lui, Basile sull'uscita di Azzarello, pallone sul fondo, questa volta non funziona, Ingrassia non riesce a recuperare, allora occhio alla ripartenza, Basile la tiene, cerca di liberarsi, fallo di Lapiana, tiro libero per il Real Termini. 2:17 alla fine del primo tempo supplementare, Fuschi contro Azzarello, fischia l'arbitro. La rincorsa di Fuschi, Azzarello, la palla sul palo, incredibile! Incredibile, palo! Alla battuta scadrà il tempo, parte la piana, Volpe! A chiudere in bellezza il primo supplementare. Paesano, cambia fronte e sbaglia, Guglielmini passa, steso da Fuschi. Tiro libero, rosso per Fuschi. 1:22 alla fine, Guglielmini contro Volpe che è tornato in porta. Guglielmini! Doppietta per lui, 5-4 e Villauria che forse vede scampare la paura grazie al gol del 5-4. Ultimi secondi della partita, continua a pressare il Real Termini, ma arriva adesso il suono della sirena che porta Villauria alla finale playoff della girone Q del campionato nazionale juniore, sbattuto uno straordinario Real Termini per 5-4, decide alla fine il tiro libero di Guglielmini, ma decisivo ancora di più il gol di Ingrassia allo scadere